Ciao a tutti e benvenuti su questo canale, dove parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa aiutare ognuno di voi nel percorso di crescita spirituale. Oggi vedremo una lettura atemporale, cioè senza tempo, ossia quando, diciamo così, vi arriverà il video tra le mani, sarà il momento giusto per voi per ascoltare questa lettura. E sarà una lettura che riguarderà la relazione o una potenziale relazione. Insomma, la domanda è la persona giusta per me? E abbiamo tre scelte. Qui ci sono tre carte che raffigurano tre porte. Voi scegliete in base all'istinto, in base a quello che vi piace di più. Se ce n'è più di una che vi attira, sentitevi liberi di ascoltare tutte e due le letture. Allora, la prima porta è questa porta di legno, spero che si veda bene. La seconda porta è questa serie di porticati, diciamo. E l'ultima porta è di nuovo una porta di legno con questi, diciamo, ornamenti incisi. Lettura 1, lettura 2 e lettura 3. Bene, cominciamo con la lettura 1. Allora, andiamo a vedere se questa persona è la persona giusta per voi. Vediamo un attimino come va la relazione o la pseudo-relazione nel caso non siate proprio ancora, diciamo, in contatto stretto con questa persona, ma per ora è solo una persona di interesse. Vediamo un po'. Oh, veloci le carte. Allora, 7 di pentacoli, 5 di coppe, la temperanza, wow. La temperanza e la giustizia insieme, quindi in ricerca di equilibrio proprio. Allora, andiamo per ordine. Con il 7 di pentacoli, io vedo che siete in una fase di attesa, siete in una fase dove avete già comunque fatto un piccolo lavoro inerente magari a mandare un messaggio o a far sapere a questa persona che siete interessati o viceversa, cioè questa persona ha fatto questo tipo di lavoro, anche se personalmente penso che siate proprio voi. D'altro canto c'è comunque un certo tipo di sofferenza qui che da parte di qualcuno o tu o l'altra persona che non è ancora stata elaborata. La temperanza e la giustizia giustamente vengono fuori perché c'è bisogno di un equilibrio, c'è bisogno di fare un percorso di guarigione, c'è bisogno di sciogliere questo dolore, ok? È come se non venisse né riconosciuto né vissuto questo dolore. Di conseguenza, potrebbe essere per qualcuno che la vicinanza o la conoscenza con questa persona aiuti in qualche modo a portare questo equilibrio, a portare questa guarigione, a portare alla luce quello che, diciamo, ancora non è chiaro. Fante di spade, regina di pentacoli. Ecco, probabilmente quello che si può dire con questo fante di spade e questa regina di pentacoli è che avete, diciamo, due modi di vivere e percepire la relazione che forse sono un po' diversi. In effetti,
come se ci fosse un problema di comunicazione da parte di qualcuno. Nel senso, probabilmente anche tu sei passata o passato per un periodo, diciamo, di sofferenza, no? Perché comunque vedo che questa posizione è la posizione di quello che ha a favore la relazione. E qui mi viene comunque una perdita, anche se questa è una perdita di tipo economico e questa è più una perdita di tipo emotivo, però in realtà è sempre una perdita, quindi è un po' questa l'energia secondo me che vi lega. Mentre quello che blocca è proprio un'energia, io direi anche quasi di azione, di manifestazione. Cioè, da un lato c'è un'energia che è un po' giovane, immatura. Dall'altro invece c'è un tipo di energia completamente diversa. È un'energia di una persona che ha comunque una struttura alla base, che si è comunque ha una sicurezza, diciamo, come la regina di Pentacoli. Nel senso che lei è regina, ha un suo regno, si è costruita quello che ha. E invece dall'altra parte questo fante di spade è molto acerba come energia, è anche forse un po' controllatrice, che sappiamo che il controllo, diciamo, non è mai buono quando comincia ad essere troppo e a discapito degli altri. Comunque quello che vedo io è che c'è un'energia in equilibrio, o perché sia che vi aiutate a lavorare le vostre zone d'ombra, o perché sia che con questa persona semplicemente vi sentite bene quando state in presenza in sua presenza, o perché non so, potrebbe essere che abbiate gli stessi hobby, gli stessi obiettivi di vita, gli stessi valori di vita. Vedo che comunque entrambe hanno voglia di costruire qualche cosa con il 4 di bastoni, qualche cosa che duri nel tempo. Andiamo un attimino a chiarire questo 5 di coppe al rovescio. Allora, il 5 di coppe è chiarito dal cavaliere di spade, dal 4 di pentacoli e dal 6 di coppe. Si sta continuando a trattenere un qualche cosa del passato che ha segnato la persona che è in questo stato, diciamo che in questa fase di lutto. Sta comunque, mi verrebbe da dire, che deve lavorare quello che è il non attaccamento. Ok, c'è qualcosa che riguarda il passato, può essere tranquillamente una situazione con una persona che si sia conosciuta nell'infanzia, una persona magari anche un'anima di un'altra vita per chi credesse nella reincarnazione. Sì, comunque c'è questo bisogno di praticare il non attaccamento, di elaborare questo dolore, di lasciarlo andare, di lasciare andare il dolore. Spiegami il fante di spade. Cavaliere di denari e la regina di spade. Sì, questa energia è un'energia che trovo più che empatica e razionale. Con la regina di spade e il cavaliere di denari mi dà proprio l'impressione di questa energia molto razionale, logica, che fa un passo alla volta, ma quando lo fa perché va sul sicuro, diciamo. Non è una persona che fa le cose così a sprombattuto, ecco. Bene, volevo vedere una carta degli angeli del cuore per l'opzione numero 1. Vediamo
Cosa hanno da dirci in più queste carte? È sicuro per te amare. Apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. Quindi, se c'è questa attesa, se c'è un po' di, come dire, insicurezza, è saggio per te amare. Puoi lasciarti amare, puoi accogliere l'amore. E questa carta, questa carta dice: potrebbe essere la persona giusta. Hai già incontrato il partner che cerchi. Quindi, mi pare chiara la risposta alla tua domanda. Per te che hai scelto la porta numero 1, e io spero che questo video abbia potuto in qualche modo aiutarti, illuminarti, darti qualche spunto su cui riflettere. Se sì, metti un like, iscriviti al canale e condividi. E io ti ringrazio di aver dedicato il tuo tempo a questo canale e ci vediamo presto. Ciao ciao. E adesso continuiamo con la lettura numero 2. Questa porta qui. Andiamo a vedere per chi ha scelto questa porta qui. Quindi le porte di pietra, le varie porte di pietra che entrano una nell'altra. Se la persona che state frequentando o che avete in testa è la persona giusta per voi. Wow. Cavaliere di coppe, scusate, re di coppe e cavaliere di coppe, entrambi al rovescio. Quindi c'è una specie di blocco, diciamo, no? Qualche parte, 8 di, qua è uscito il 3 di coppe, 8 di bastoni, sempre al rovescio. Qui, per non farci mancare nulla, tutti i rovesci. Va bene. Sei di spade, questa volta dritto. Allora, sicuramente quello che vedo è che sei una persona in questo momento che ha bisogno di focalizzarsi su se stessa, di fare un attimo, come dire, di focalizzarsi su se stessa, di fare una lista, anche se non è la parola giusta, di tutte le emozioni che si provano e cercare di fare un lavoro, di capire che cosa è giusto tenere, che cosa è giusto andare. Siete proprio focalizzati su un vostro lavoro spirituale, io direi. Mentre l'altra persona è una persona che non sa neanche lei o lui se fare questa comunicazione. Quindi quello che mi viene da dire qui è che ancora non vi conosciate. Ma potrebbe essere che succederà tramite degli amici, tramite un incontro, una celebrazione, una festa o per amici in comune. Da un lato avresti bisogno o vorresti da una relazione che fosse energia pura, che ti caricasse. Vorresti che, appunto, l'otto di bastoni mi parla di comunicazione, in questo caso è il rovescio, quindi è come se fosse una cosa che mancasse, per cui questo è quello che si vuole dalla relazione, si vuole una maggior comunicazione che magari adesso non c'è proprio perché non vi conoscete, potrebbe essere o vi conoscete poco o comunque non c'è ancora una comunicazione fluida, ecco quello che vedo io. Dall'altra parte invece vedo che questa persona si sta lasciando qualcosa indietro, che potrebbe essere comunque un problema, diciamo, da un punto di vista emotivo, da un punto di vista mentale, potrebbero anche solo essere delle credenze limitanti che si portavano avanti senza motivo, o più specificatamente per qualcuno potrebbe essere proprio un distanziamento di tipo fisico, quindi il lasciarsi
determinato posto alle spalle. Per altri, un altro piccolo gruppo, diciamo, mi parla comunque di un qualche problema, sempre da, come dire, non dimenticare, ma da superare, legato questa volta però alla famiglia, direi quasi alle figure femminili della famiglia. Come se appunto ci fosse questo bisogno di fare un po' piazza pulita, di cambiare chip, ecco. Sicuramente quello che vi diciamo tiene uniti, quello che vi attira è direi il lato spirituale di ognuno di voi. E da un altro lato però è anche quello che vi blocca. Probabilmente ognuno dei due sta cercando di sviluppare il proprio lato spirituale o di fare un lavoro sulle proprie zone d'ombra o qualcosa per lo stile, ma dall'altro canto, vedendo che la persona che abbiamo di fronte è il nostro specchio, questo un po' ci spaventa. Normalmente, vi ricordo che normalmente la vita ci pone davanti esperienze, persone che comunque ci possono far crescere spiritualmente, quindi che ci possono far apprendere delle lezioni di vita. Ognuno ha il proprio tempo, ognuno ha il proprio modo di fare questo lavoro. Quello che sì riconosco anche a livello personale è che quando mano a mano che uno prende consapevolezza, le scelte, le sfide che si presentano all'interno della vita vengono prese con un altro tipo di consapevolezza, perché a quel punto lì si sa che se io oggi faccio questo, la legge della causa e effetto mi porterà a quest'altro. Quindi forse c'è un po' più di consapevolezza nel ok, siamo due bombe a livello energetico e se ci uniamo potremmo non sapere bene come gestirci. Guardiamo un attimo qual è la direzione che prenderà la relazione. Ruota della fortuna, wow! Quindi è un cambio, sì, assolutamente. La ruota della fortuna alle volte ricorda anche la ruota del karma. Non vedo molte carte di karma qui, però per qualcuno magari potrebbe avere un senso. La ruota della fortuna al momento mi parla di cambi. Mi parla di cambi che sono magari repentini, però fatti in bene, cioè nel senso che è un cambio positivo per entrambi. Quindi per questa, per le persone che hanno scelto questo tipo di porta, direi che è una buona lettura, che questa potrebbe essere la persona giusta. Voglio vedere. Wow. Wow. Un attimo, devo ancora mischiare. Volevo vedere il 6 di bastoni, i 6 di spade, scusate. Volevo chiarirlo un attimo. Cavaliere di denari, 6 di coppe, fante di coppe. Sento che per questa persona c'è un, come dire, perché il fante di coppe è uscito due volte. È un po' come se questa persona però avesse un'idea della relazione o dell'amore un po' tutta sua. Visto che prima parlavamo giustamente della ruota del karma con la ruota della fortuna, è uscito anche 6 di coppe. 6 di coppe normalmente mi indica il ritorno di qualcuno dal passato o può essere il ritorno di qualcuno che abbiamo conosciuto in altre vite, per chi credesse nella reincarnazione, chiaramente. Quindi è un
un lavoro che deve essere fatto piano piano e che deve prendere un certo tipo di consistenza, perché qui vedo comunque che da parte dell'altra persona c'è un certo tipo di, come dire, di comunicazione, di promesse che poi non vengono mantenute. Si è sofferto un po' questo, è come se venisse dato col contagocce questa persona. Voglio vedere l'otto di bastoni al rovescio, il matto. Ancora uno. E l'asso di coppe. Sì, è come se... Qui parlavo prima del fatto che si vorrebbe una relazione dove ci fosse più comunicazione, dove ci fosse... Ecco. Si vorrebbe che la relazione iniziasse con una comunicazione, perché probabilmente questa persona, le relazioni antecedenti che ha avuto, erano carenti appunto di comunicazione. Però il matto e l'asso di coppe mi spiegano che ad un certo punto bisogna anche buttarsi con fiducia, e prendere quello che la vita dà, perché non è che sempre le relazioni sono fatte di mente, 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 parole, 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 parole. Ci vuole anche il cuore, ci vuole lasciarsi andare, ci vuole il collegarsi, il connettersi con quelle che sono le proprie emozioni interne. Bene, voglio estrarre ancora una carta degli angioletti. Ok. Vediamo il consiglio dell'angeletto per voi. Tre carte. Passione. Permetti a cuore e anima di cantare di gioia. Ecco, stavamo dicendo con questa mente, mente, parole, parole. Fidanzamento. La tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Buono. Quindi può essere che si facciano passi avanti. Se non è un fidanzamento ufficiale, può essere anche solo un impegno da parte di entrambe le parti, voglio dire, no? A compromettersi di più. Flirt, trasmetti la tua gioiosa energia agli altri. Ecco, quindi questa carta mi dice che forse è bene anche giocare un po', prenderla un pochino alla leggera, flirtare. Bene. Questo è quello che ho per voi, che avete scelto la seconda porta. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata d'aiuto, che il messaggio vi abbia in qualche modo illuminato. Se sì, mettete un like al video, iscrivetevi al canale e condividete. Io vi ringrazio per aver condiviso il vostro tempo con me e spero di vedervi presto. Ciao ciao. Bene, e cominciamo con la terza lettura. L'ultima lettura. Allora, andiamo subito a vedere cosa dicono i tarocchi per voi. Vediamo se è la persona giusta o se è meglio lasciar perdere questa storia. Andiamo a vedere. Wow, wow, il diavolo è anche al rovescio. Il diavolo di solito mi parla, asso di pentacoli, mi parla di, beh, in questo caso è una perdita di potere, una perdita di potere personale, una perdita di controllo. Può essere su se stessi o su una determinata situazione o sulla persona. Fante di bastoni. Interessante. Interessante perché l'asso di pentacoli e vi faccio vedere la carta. Ha delle radici, quindi mi parla di un inizio concreto, o perlomeno questo è quello che l'altra persona sta cercando di
creare, ma la componente, diciamo così, di gioco che mi arriva con questo fante di bastoni potrebbe essere che in realtà stia un po' giocando con voi, ossia che vi stia promettendo questo inizio concreto, ma che in realtà sia solo un modo per controllarvi, ecco. Anche perché poi a lui viene l'eremita, o a lei, all'altra persona comunque, viene l'eremita, quindi in un certo senso questa, ha bisogno di questa sensazione di solitudine, di solitudine, di introspezione. Sì, io vedo che è una persona che comunque ha a che fare molto con i pensieri. Da un lato, probabilmente voi state sognando il principe azzurro, la principessa, quello che è, e dall'altro lato invece questa persona sta in qualche modo, mi verrebbe da dire, manipolando la mente o quello che è l'apparenza, no? Mi viene da dire che per qualcuno è come se questa persona, questo innamorato, dicesse, con questo asso di spade che è normalmente far chiarezza mentale, di farsi carico di quelli che potrebbero essere i problemi. Però il sole è nel blocco, quindi è un po' come se in realtà, agendo in questo modo, bloccasse un po' quello che è il naturale fluire della relazione. Diciamo la parte genuina, mi verrebbe da dire, della relazione. Comunque io non vedo che voi siate, diciamo così, convinti, neanche voi convince molto. State cercando di valutare, di capire, ma due di pentacoli. Non siete sicuri. Vedo molta energia di gioco comunque e controllo. Quindi fate molta attenzione. Voglio vedere un attimo perché c'è questo diavolo al rovescio. Cavaliere di denari e il fante. Ancora uno. Me ne andate due. Non so, qui è come se con il cavaliere di denari e il fante, è come se bisognasse. È come se le carte mi dicessero: ok, fidati, datti, abbi questo inizio. Ma in realtà è una perdita di potere personale, quindi è come se non sapesse come fare. Tanta passione, tanta voglia di, ma poi in modo pratico non sapete come riprendere il controllo. Voglio vedere l'eremita. Spiegatemi l'eremita, per favore, grazie. Quattro carte, wow. Gli amanti, l'asso di pentacoli, 10 di bastoni e 7 di spade. 10 di bastoni è venuto anche qui, eh. E c'è una ricerca
interiore da parte di questa persona e quindi io vedo che ha bisogno, cioè che quello che in realtà vuole è un'individualità, ok? Quello che vi sto raccontando fondamentalmente mi sembrano tante menzogne. Quindi io starei un attimino attento o attenta a lasciarmi completamente andare con questa persona. Vediamo cosa hanno gli angeli del cuore da dirvi. Una carta, per favore, grazie, perché ho scelto la terza porta. Amore non corrisposto. Non c'è abbastanza attrazione o alchimia perché questa relazione possa funzionare. Ma infatti non lo vedo tanto chiaro. Non lo vedo tanto chiaro. E tra l'altro, se ci facciamo caso, non c'è una coppa. C'è passione. Ah sì, c'è il fante di coppe. Il cavaliere di coppe, scusate. C'è da parte di questa energia dell'altra parte, diciamo, non vedo tutta questa sincerità e da parte vostra non vedo tutto questo potere personale nel voler scegliere di continuare con questa persona. C'è comunque un'energia di gioco. Se va bene anche a voi giocare, ben venga. Però se non è quello che volete voi, io vi direi di pensarci un attimino, ecco. Va bene, questo è quello che ho per voi. Spero che in qualche modo il video vi abbia aiutato. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete. Vi ringrazio per essere stati con me, per aver condiviso il vostro tempo. E ci vediamo presto. Ciao ciao!